La Meridiana quest'anno compie 170 anni, sulla diretta, come leggiamo dall'epigrafe, dall'astronomo cristiano Federico Peters di Flensburg in Danimarca, ed è stata costruita con l'intervento della municipalità per l'abbellimento e l'utilità comune dell'allora chiesa madre di Acireale. Dopo un anno diventerà cattedrale perché nel 1844 sarà fondata la diocesi di Acireale. Qui stiamo osservando il cammino del sole che fra 6 minuti dovrà posizionarsi nel ponto dove viene indicato il solstizio d'estate. Questa circonferenza arrivare in questo punto. Ora mi pare che è evidente, guardate, da quando parliamo di come si è spostato. Questo fenomeno che stiamo seguendo è molto interessante perché ci permette di poter vedere come si sta spostando la Terra. Mettiamoci un po' nei panni di chi nel Medioevo diceva senz'altro che era al contrario il Sole che girava attorno alla Terra. Ma per poter arrivare a questa conclusione ci sono state tutta una serie di studi, tutta una serie di impegni che hanno potuto arrivare, che hanno permesso di poter arrivare a questa conclusione. Noi ci possiamo rendere conto che se la Terra fosse ferma e tutti gli astri girassero attorno alla Terra, basterebbe mettersi ai confini del sistema solare, e quindi verso Plutone, Nettuno, Urano, per cui questi pianeti arriverebbero ad avere la velocità della luce, cosa impossibile perché sappiamo benissimo che non può un corpo qualunque arrivare alla velocità della luce. Questo cerchietto luminoso ha intaccato la parte che vi dicevo segnata dal Peters a terra. E il bordo estremo si sta avvicinando al centro della meridiana. Guardate la velocità con cui si sposta, già l'ha toccata come state vedendo, e se potessimo avere tutti gli orologi qua ci renderemmo conto che non ce n'è uno uguale all'altro. Una cortesia, se si può per favore dare una flash, perché così tutti quanti possono avere questa immagine unita e perfetta. Se scattate col flash non vedete l'effetto, però. Senza flash, nessuno, altrimenti finisce che ci sono dei... Se guardate bene, si può benissimo, come l'orologio di quando c'è la mezzanotte, meno 3, meno 2, meno 1, guardate un po', restiamo per avvicinarci e possiamo senz'altro dire che già è questo istante in cui è arrivato il giorno. Minimo ICD oltre i tag.
Magari. I tacchi me li fa Michele, stamattina ha fatto, una piazza Duomo meravigliosa. Di... Come è andato il concerto ieri sera? Meridiano. Come è andato il concerto ieri sera? Buonazzo. Secondo me ci poteva essere più folle, ma... Bello, una bella atmosfera. Quando lo guarda le altre ore, dice che abusa l'orologio. Ah, allora abbiamo concluso niente. La domanda anche per lui, ce la faccio fare.